Perché smentire solo Hermoso tra le voci in entrata? Si sta parlando di Chiesa, si sta parlando di David Neres, si sta parlando di Gilmour, si sta parlando di un sacco di giocatori in entrata come ogni anno. Tu smentisci però solo Hermoso. Cioè, o smentisci tutti o non smentisci nessuno. E alla fine la siringa è arrivata. Mario Hermoso pare sia saltato. Buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario, detto il Darion, e stamattina, tanto per cambiare, mi sono svegliato con un bel buongiorno. Come successe l'anno scorso con Gabri Veiga, quest'anno ri si ripete con Mario Hermoso. Ragazzi, cosa è successo stamattina? Alle 8:44 il buon Napoli fa, anzi, il buon Lombardo pubblica su Twitter un comunicato. Tutto sport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli. Allora, innanzitutto, Lombardo out. Quello, fino a quando non lo vedo, lo continuerò a dire. Tralasciando il comunicato scritto come sempre coi piedi, mi vengono in mente delle considerazioni, delle domande. Domanda numero 1: perché smentisci tutto sport? Anzi, perché smentisci solo tutto sport? Cioè, di Hermoso ne stanno parlando chiunque, perché smentisci solo tutto sport? Boh. Domanda numero 2: perché smentire solo Hermoso tra le voci in entrata? Si sta parlando di Chiesa, si sta parlando di David Neres, si sta parlando di Gilmour, si sta parlando di un sacco di giocatori in entrata come ogni anno. Tu smentisci però solo Hermoso. Cioè, o smentisci tutti o non smentisci nessuno. Andiamo un po' con la mente al passato, no? Ve lo ricordate il comunicato di Amazon all'epoca? Non mi ricordo la data, onestamente, però anche allora si smentì questa notizia che il Napoli aveva trovato l'accordo come sponsor con Amazon. Poi dopo qualche giorno Amazon divenne ufficialmente lo sponsor del Napoli. Un esempio un po' più recente, Conte De Laurentiis, vi ricordate quando fece quella conferenza stampa prima dell'arrivo di Conte? Fece capire comunque che non era ancora tutto fatto, che stava cercando, ecco, di buttare un po' fumo negli occhi. Quindi in passato ci sono stati dei precedenti dove il Napoli faceva dei comunicati per smentire e poi subito dopo, diciamo, veniva fatto concretamente quella cosa, no? Quindi io una piccola percentuale per l'arrivo di Hermoso me la tengo sempre. Può essere pure che l'hanno fatto per magari tutelare la trattativa, per far calmare un po' le acque, visto che tutti ne stanno parlando. Può essere. O può essere semplicemente che lo abbiano detto, ecco, in maniera sincera, cioè Hermoso non ci interessa. Ora diamo per scontato che siano stati sinceri, ok? Perché è saltato Hermoso? Qua purtroppo dobbiamo andare a ipotesi. Probabilmente economicamente era troppo oneroso? Può essere pure che Conte magari ha detto alla fine non mi interessa Hermoso. Non lo so sinceramente qual è il motivo, però è saltato. Ora, qual è adesso la situazione? Perché il Napoli ha detto nel comunicato che la linea della difesa è stata completata. Ok? Quindi al momento tu in difesa hai Buongiorno, Nathan, Rachmani, Juan Jesus e Rafa Marin. Østigard non lo cito perché sta andando a Rennes. C'è poi l'opzione Olivera, braccetto sinistro, che però ragazzi, quella è un'opzione che va testata. Ok, io oggi 24 luglio non la darei per certa l'opzione Olivera braccetto. Sì, Conte ha detto che può fare anche il braccetto, però va comunque testata questa opzione. Olivera non se lo farà ritiro di Castelvetrano, perché ha fatto la partita con l'Uruguay in semifinale, ha fatto pure la finale per il terzo posto, quindi è una cosa che verrà testata pian piano, secondo me. E poi ragazzi, comunque sì, lui ha fatto il centrale di una difesa a 4, però l'ha fatto nel calcio di Bielsa, e il calcio di Bielsa non è il calcio di Conte, quindi i compiti sono diversi. Quindi tu a oggi hai 5 centrali più
il test Olivera. Il test di Lorenzo braccetto destro sinceramente lo scarterei a priori, perché per me Di Lorenzo deve essere libero di attaccare, di essere pericoloso diciamo nella parte offensiva, meno compiti difensivi, dai, secondo me meglio è, quindi io lo lascerei lì esterno destro. Hai quindi 5 centrali, di cui 3 sono Mancini. Buongiorno è Mancino, Nathan è Mancino, Juan Jesus è Mancino, Rafa Marin è l'unico destro che hai e Buongiorno è ambidestro, può giocare bene sia col destro che col sinistro. Hai una difesa fatta prevalentemente da piedi sinistri, non è obbligatorio giocare con un braccetto destro di piede destro, però è una cosa più, diciamo, che può facilitare il tutto, no? Quindi io penso che ci saranno due opzioni da tener conto. Una è quella di prendere un esterno sinistro a tutta fascia. Se Olivera fa il braccetto, devi prendere un esterno sinistro, perché non puoi fare all-in, scommettere su Spinazzola in 38 giornate. Mario Rui sappiamo che andrà via e Zerbin non può fare la riserva del titolare. Ecco, quindi devi prendere un terzino sinistro se consideri Olivera braccetto sinistro. Questa è l'opzione che più mi piace, perché io continuo a ripeterlo, per me Olivera non ha queste grandi doti da terzino di spinta. Secondo me lui è uno che deve giocare un po' più, diciamo, nella parte difensiva del campo, ok? L'altra opzione, Olivera fa l'esterno sinistro e ti vai a prendere un difensore di piede destro che magari fa la riserva, ecco, perché io penso, ragazzi, che al momento la difesa titolare sia Buongiorno a sinistra, Rachmani centrale, Rafa Marin a destra. Io penso sarà questa la difesa titolare. Altrimenti Olivera a braccetto sinistro, Buongiorno al centro e Rachmani a destra. Io penso che sia una di queste due, ecco, il terzetto titolare. Poi in base alle partite varierai, cambierai. Però io penso che un difensore destro vada preso lo stesso, vada preso a prescindere. Magari verrà preso gli ultimi giorni, non so, come occasione, non so, prendi il Dombele della situazione, no? Un giocatore che è fuori dal progetto, lo prendi magari in prestito con diritto, dove ti pagano pure una parte dell'ingaggio, una roba del genere. Io penso che ci sarà. Poi può essere anche che a livello di destri fanno la coppia Rachmani e Rafa Marin, che quindi si alternano, e quindi metti Buongiorno al centro e a sinistra, visto che c'è abbondanza, alterni un pochettino, non lo so. Però io penso che un destro vada preso. Quindi, ragazzi, Hermoso a oggi è saltato, possiamo considerarla questa un po' la trattativa alla Veiga, anche se c'è un po' di risonanza diversa. Non so onestamente che dire, mi dispiace perché ero convinto che arrivasse. Può essere anche che è saltata proprio perché le uscite tardavano ad arrivare, può essere anche quello, che magari si sono scocciati di aspettare, hanno detto basta, non so, fissiamo una deadline, 24 luglio, se al 24 luglio non è uscito nessuno, Hermoso non lo prendiamo. Può essere pure che hanno ragionato così, non lo so sinceramente, però è saltato a oggi. È pur vero, ragazzi, che oggi la difesa sì, è abbastanza, diciamo, coperta. Ci sono delle parti che forse hanno bisogno di più necessità, come ad esempio la mediana. Se Cajuste non lo considera Conte, devi andare a prendere un mediano. Se sulla tre quarti Lindstrom e Gaetano stanno uscendo, devi prendere un altro trequartista. Poi i due esterni, ecco, se Olivera fa il braccetto devi prendere l'esterno sinistro. Quindi può essere pure che hanno detto sacrifichiamo Hermoso, che comunque è un plus, è un qualcosa in più, perché tu oggi in difesa sei a posto, e ci concentriamo su delle parti che invece hanno bisogno di più necessità. Può essere anche che hanno fatto questo ragionamento. Purtroppo la verità non la sapremo, dobbiamo andare per ipotesi. Detto questo, ragazzi, ultima notizia, ragazzi, che volevo commentare perché mi interessa parecchio: lo scambio Chiesa-Raspadori. Si sta parlando di questo scambio, Raspadori alla Juve, Chiesa al Napoli. Allora, Chiesa dove giocherebbe? Innanzitutto, io penso nei due trequartisti, quindi giocherebbe a destra, ok? Magari in qualche situazione potresti metterlo anche esterno destro a tutta fascia, però devi bilanciare, quindi devi metterci vicino due giocatori difensivi. Comunque, io spero che non si faccia questo scambio, lo dico proprio sincero, ma non perché non mi piace Chiesa, a me è un giocatore che piace, però non voglio perdere Raspadori, ecco, questo è il punto. Dare via Raspadori, secondo me, è una delle cose più sbagliate che possa fare il Napoli. Raspadori, ragazzi, è uno dei giocatori più tecnici che abbiamo in rosa, uno dei più qualitativi, e non dobbiamo fare l'errore di pensare che sia scarso perché ha fatto due stagioni negative. Teniamo sempre conto di una cosa: Raspadori è un giocatore che deve giocare per vie centrali, con Spalletti
nel 4-3-3 doveva giocare esterno d'attacco, un ruolo che non gli si addice, perché davanti c'era Osimhen, quindi non poteva giocare Raspadori. Con Garcia addirittura ha giocato mezzala pur di trovare dello spazio, poi con Mazzarri e Calzona proprio scomparso. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che Raspadori è stato inserito in un contesto tattico che non lo valorizzava, ok? Adesso con Conte potrebbe finalmente diciamo, giocare in un contesto tattico buono per lui, perché giocherebbe nei due dietro la punta. Quindi vi prego, cara Napoli, non facciamo questa cazzata di dar via Raspadori per prendere Chiesa. Magari se riusciamo, prendiamo Chiesa senza dar via Raspadori. Ve lo chiedo proprio col cuore in mano, perché Raspadori, ragazzi, è anche uno dei pochi talenti che abbiamo nella nazionale. È un giocatore che va coccolato e che ti devi tenere stretto e valorizzare, perché, ve lo ripeto, Raspadori è forte. Ha avuto soltanto la sfiga comunque di giocare in un contesto tattico che non combaciava con le sue caratteristiche. Ecco, questo io penso. Quindi veramente spero che non si concretizzi questo scambio. Se riusciamo, prendiamo Chiesa e teniamoci Raspadori, perché è così che alzi il livello. Detto questo, ragazzi, questo è quanto. Hermoso è saltato, ce ne faremo una ragione. La vita va avanti, cioè nel senso, non è che senza Hermoso non possiamo giocare a calcio. Era comunque strano vedere che per uno svincolato tu ci metti dei mesi per chiudere la trattativa, perché ci avevano detto che era una trattativa che stava in piedi da aprile, maggio, giugno, luglio, quasi 4 mesi, e non sei riuscito a chiudere uno svincolato. Quindi un po' di puzza la stava cominciando a fare. Vediamo come si muoverà il Napoli adesso nei prossimi giorni. E quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Sempre e comunque forza Napoli, perché quello non mancherà mai. Però soltanto un favore, caro Napoli, fammi svegliare, fammi iniziare le giornate col sorriso, piuttosto che con le bestemmie.